Nella giornata del 15 febbraio 2017 è stata effettuata un'operazione molto interessante dal risultato interessante che vedete qua dietro di me, alle mie spalle, dai carabinieri della stazione di Gabicce Mare, la stazione comandata dal maresciallo Indino. Nella fattispecie, questa attività che è stata effettuata il 15 febbraio ha preso l'inizio da dei furti con spaccate che sono avvenuti a giugno 2017 a Gabicce Mare in danno di alcuni negozi di telefonia mobile. Nella fattispecie, tramite questi furti, dei malviventi si sono impossessati di numerosissimi telefonini, anche insomma di ultima generazione. Pertanto è iniziata una certosina attività di indagine grazie ai codici IMEI che si trovano e differenziano ogni telefonino. Quindi ogni telefonino è caratterizzato da questo codice IMEI. Pertanto è stato possibile, tramite dei tabulati telefonici, addivenire ai collegamenti tra alcuni telefonini che erano stati rubati a giugno del 2017. Ovviamente sono uscite fuori moltissime comunicazioni perché questi telefonini rubati sono stati usati da moltissime persone che magari cambiavano la scheda, la SIM del numero, ma il codice IMEI era sempre quello. Quindi noi seguendo il codice IMEI abbiamo messo in rapporto centinaia e centinaia di comunicazioni con decine di soggetti, stranieri per lo più, che hanno usato i telefonini, abbiamo iniziato a stringere il cerchio per focalizzarci su qualcuno e siamo addivenuti a un paio di soggetti di nazionalità moldava, ma residenti nella città di Cattolica. Per cui, focalizzandoci su queste identità, e abbiamo diciamo, ricevuto i decreti di perquisizione per andare a casa di questi due soggetti moldavi residenti a Cattolica. Nella fattispecie, quindi, i carabinieri di Gabicce si sono recati in queste abitazioni e pertinenze nella mattina del 15 febbraio e non solo sono stati trovati vari telefonini, ma è stata trovata una serie di oggettistica che appunto vedete alle mie spalle, della più varia, passando da televisori a profumi, a decespugliatori, ad attrezzature varie per fare lavori di muratura, a questa bicicletta, a circa 350-400 pacchetti di sigarette e sigari di varie marche, le più differenti che si possono trovare in commercio. Per cui tutte cose che sono sicuramente oggetto di furti avvenuti nel tempo. Adesso, quindi, due soggetti moldavi sono stati arrestati tramite il fermo di indiziato di delitto su iniziativa della Polizia Giudiziaria di Gabicce Mare per la ricettazione di tutto questo materiale, il cui valore complessivamente noi abbiamo stimato in 20-25 mila euro. Sono stati fermati per la ricettazione e adesso ovviamente sono in corso ulteriori accertamenti di indagini per stabilire se sono anche gli autori dei furti da cui sono derivate queste cose. Comunque, nella fattispecie è stato possibile risalire a numerosi oggetti del valore di 10.000 euro che sono di proprietà di un soggetto originario della Repubblica di San Marino. Quindi, tramite la nostra consultazione delle banche dati, abbiamo potuto immediatamente, nella stessa mattinata, risalire ad alcuni oggetti presenti in quella casa e come oggetti rubati a questo soggetto, e in giornata gli sono stati prontamente restituiti, per cui sono tornati al legittimo proprietario. Pertanto, un messaggio a tutti quanti i cittadini di effettuare sempre la denuncia quando subiscono dei furti, la più dettagliata possibile, perché quando ogni tanto succede abbiamo questi importanti ritrovamenti, se c'è la denuncia siamo in grado di restituire molto velocemente il materiale al legittimo proprietario.